Allora, 30 anni di Fellini ovviamente non possono che essere un momento gradevole, un momento in cui ci si rende conto da imprenditore che sin da subito ha inteso creare uno spazio di libertà e con questo spazio contaminare la piazza e possibilmente contaminare anche la città. È ovvio che come dire, ci si vuole reinventare, si pensa magari di fare ancora cose carine, cose in cui quello che è l'avventura imprenditoriale, quindi ovviamente dare da lavorare, costruire stipendi e possibilmente qualcosa per sé, diventa sempre di più un qualche cosa che si integra al 100% all'interno di una vita sociale, di una vita culturale, e quindi ecco che parte questi 49 giorni di eventi dedicati appunto al 30° anno.